per esempio, tu cosa sei disposto a fare per la tua terra? A morire. Di fronte all'urgenza della situazione, noi annunciamo solennemente la nascita della nostra organizzazione. Vieni da una buona famiglia, no? Si potrebbe dire una famiglia borghese. Ma poiché da noi i borghesi non esistono, direi una famiglia per bene. Cosa puoi fare di meglio che lottare per la tua isola e per il tuo popolo? Siamo un esercito legittimo, l'esercito del popolo. E non dobbiamo rendere conto che al popolo, a lui soltanto. E che quel sardo di merda si è sistemato lì come fosse casa sua. Preghi, quindi non prendi i corsi? Li prendi o no, dimmelo, li prendi o no i corsi? Se non vuoi farlo fa niente, va anche bene a lui, ma ogni mese paghi. Vi siete messi contro le altre organizzazioni dell'isola, lo Stato e la malavita. Non credo che durerete a lungo. Fai attenzione a dove vai e a chi dai fiducia. Ma dovete far passare questo messaggio. Ditegli che ci allontaniamo inesorabilmente da una possibile pace. Doveva sfuggirti che questa è zona di guerra. Mio figlio non ha più niente a che fare con loro. Il sangue. La regola è la regola. È qui che devo stare. Voglio solo che mi lasciano in pace.